Io sono Fabrizio Fabrizi della farmacia Fabrizi di San Severo, in provincia di Foggia. La nostra farmacia è da tempo e da parecchi anni che ha una propensione per il naturale e quindi ecco questa occasione di questa formazione vegana ci mancava e quindi ci era indispensabile. Ho vari collaboratori, però i collaboratori principali sono i miei familiari, in primis mia moglie Licia, mio figlio Leonardo, ambedue farmacisti, e poi c'è mia figlia Elisabetta, che la chiamiamo Sissi, che invece è l'estetista, anche lei che vuole seguire questo sapere vegano. E poi abbiamo il nostro cane Whisky. Cosa ne pensate del progetto? Il progetto è interessante e soprattutto segue, oltre che una visione alimentare, una visione a 360 gradi, che va quindi oltre al semplice aspetto che può essere salutistico, ma è un benessere non solo della persona e del corpo della persona, ma di tutto ciò che ci circonda e che poi interagisce con noi. Come può essere utile per la vostra farmacia questo progetto? Beh, perché a parte che dà delle opportunità e comunque abbiamo richieste di persone che usano sia l'alimentazione che appunto vogliono essere consigliate quando devono scegliere un farmaco, quindi i vegani che hanno bisogno, è una parte della nostra clientela che quindi ha bisogno di una nostra preparazione per poterli affiancare. E poi perché appunto dà una visione diversa, quindi come avvicinarci al mondo del naturale, del biologico, ha cambiato anche il nostro modo di porci, così senz'altro il fatto del vegano lo completerà, amplierà le nostre vedute, potremo diventare vegani anche noi. Perché dei farmacisti sono sensibili al mondo vegan? Perché appunto è un percorso che stiamo facendo verso uno stile di vita più naturale, più accessibile, meno alienante. Penso che il vegan possa condurre a questo.